Ascoltami. E mo? Che succede qui? Che Questa per venire giù tutto. Dove sono i Marine? Non lo so, è stato un attimo, la terra ci ha inghiottiti. Hai visto il sergente Kay, Kolchak? L'ultima volta erano insieme. Ho provato, qualcosa interferisce col segnale. Quella può essere un'uscita. Non saprei. Non abbiamo Non c'è alternative. alternativa, andiamo. Ora. E va bene, Sei e... diventato autoritario? Ho un ruolo di comando. Moschettoni, rinvii, corda, luce. Merda. Ok. Ci siamo? Ci siamo. Iniziamo. Ok. Questo è un bel salto nel buio. Abbiamo la fune. Guarda, c'è corrente. Io dico di scendere. Ah, così dice. Da quando fumi? Come? Accendilo. Questo? L'ho trovato in giro per la base. Pronta? E tu? Questo posto non mi sembra un deposito di armi. Se non c'è niente, perché ci hanno attaccati? Perché siamo in guerra? La gente tende a spararsi. In fondo è un'occasione per stare insieme. Abbiamo concetti diversi di stare insieme. Ricordi vecchi tempi insieme? Per il senso di soffocamento. Porta aperta. Pavimento stabile. Sì, regge. Regge la grande. Meno male. Questo secondo me fa una brutta fine. Così, a sentimento. Fammi vedere qua un attimo, Shura. Sei bravo a gestire lo stress. È Pazuzu. Scritto trovato. Pazuzu. Pazuki? Pazuzu. Non guardi i film horror? Dovresti conoscermi. È un demone sumero. C'entra con le epidemie. Epidemie e demoni, eh? Bene. Incredibile. Allora, questo vai, andiamo. Non me lo aspettavo. Ehi. Bene, ci mancava. Aspetta, aspetta.
sembra bloccata. Però, oh! Cappero. Vabbè. E però no, di qua non ci posso tornare. Però qua voglio. Allora, lì è Pazuzu, ok. Allora, qua non posso fare niente. Allora, ok, si torna indietro, quindi. Ah, vedi. Che c'è? Hai sentito? No, nulla. C'è qualcosa laggiù. Anche se distrutto, questo posto ha un suo fascino. Chissà che è successo. Ecco. Da dove vengono? Muoviamoci. Vedi qualcosa? È profondo. Ti sembra sicuro? Non c'è scelta. La fune. Scendiamo. Ah, se ne abbiamo soldi prima le funi, scusa. Ok, Rachel. Tempi, ore 19:41, profondità. Non ho letto la profondità. Quanto lunghe ste funi? E siamo arrivati dove? Ah, dove c'era il re? Dove è stata la scena del re, eccetera, eccetera? Incredibile. Non siamo i primi qui. Ecco che cosa aveva visto Kelus. Come hai potuto sbagliare così? Guardati intorno. Tutto questo casino per cosa? Un pugno di casse e barili? È una lezione. Lavorerò il doppio per riscrivere il programma. Kelus sarà ancora migliore. Credi non riesca? Non credi in me? Ora non ha senso pensarci. Concentriamoci sul presente e vediamo di uscire da qui. Quello che cos'è? Una depressione? Per le scosse? Sembrano attrezzi archeologici. Qualcuno studiava le rovine. Quindi ci dovrebbe essere. La luce porterà a noi marine. Ho anche qualcos'altro. No. Funzionerà. Ma serve benzina. Troviamone un po'. Allora. Ovunque tu sia, Nick. Spero tu stia bene. Scusa? Che hai detto? No, niente. Samin? Eric, guarda qui. Una mitragliatrice è qui. È della Seconda Guerra Mondiale. Gli anni della spedizione archeologica. Ehi. Che cazzo è successo qui? E hanno anche sparato.
spero si riesca ad accendere. A tutte le stazioni qui, King, mi ricevete? Passo. Ah, ha catalogato i reperti. 29. Ah, 29. Penso che il mondo sappia cosa è successo. Spero i piloti abbiano avvertito. Se sono sopravvissuti. Perché sai com'è? Ci sono andati a schiantare. E mi preoccupo più a portare a casa la palla che se mi sto per schiantare. Oh là, eccolo qua. Diario di Radolf Odgons. 24 settembre 1945. Quando Lady Brunch mi chiama, è impossibile rifiutare. Io e Mary eravamo in partenza per la luna di miele, ma non potevamo rinunciare a una cena con la raffinata antiquaria britannica. All'incontro, Lady Breccio portava una spilla che ha intrigato Mary. Una reliquia sumera trovata in un sito di scavo nel regno ascemita di Rak. Dopo cena ci ha mostrato un altro reperto simile, una tavoletta d'oro con scritture cuneiformi. Ok. Il tassello finale nel mosaico della sua carriera. Una mappa che conduce alla tomba di Alessandro Magno. Se ha ragione, il sepolcro si trova sul confine tra la Siria e l'Iraq. Lady Breccio vuole che guidiamo la spedizione. La nostra luna di miele si terrà in un polveroso sito di scavo sui monti Zagros. Quindi sanno. Quindi sanno. Questo posto inizia a mettermi un po' a disagio. Quindi già durante la seconda guerra mondiale qualcosa. Qui, King, a tutte le stazioni, mi ricevete? Passo. Qualcosa stavano facendo qua. Non pensare su meriti su potere carestia. Il fatto verso. E i capricci degli dei, pur la scoperta di questo colossale tempio, fa intuire una nuova verità. Nel racconto originale il dio Enlil Ascar lascia contro il re Naram, dipinto come una persona pia e religiosa, ma dopo 7 anni di preghiere inascoltate, Naram Sin decide di chiedere conto direttamente agli dei, organizzando un esercito in marcia quindi sulla città di Nippur e radere solo il tempio di Enlil. Un'impietà tale da spingere il signore delle tempeste a scatenare su Naram Sin l'ira delle divinità, inviando i Kutei a saccheggiare Akkad e i suoi campi e maledicendo la popolazione con una terribile carestia. Non esiste testimonianza storica della distruzione del tempio, ma non essere minimamente sul rischio che la maledizione possa venire avere un fondo di verità. Questo luogo fu costruito per onorare gli dei, molti reperti dimostrano un re che implorava i cieli perché il suo popolo ritrovi il sostegno delle divinità. La caduta del tempio suggerisce che la maledizione fosse ineluttabile. Quindi stiamo un po' riscoprendo. Stiamo riscoprendo un po' la storia. Aspetta. Come può un edificio così enorme essere rimasto nascosto? Qua, che qua c'è qualcosa. Allora, spero che questa mia... Beh, non li biasimo. Un po'. Uh-huh.
Allora. Qua niente. Ah, qua le granate che ci sono. Che motivo avevano? Guardati intorno. Non ha senso. Qua non posso andare. Qua nemmeno. Questo mi serve. Non c'è nient'altro, piglia qua sopra. Gnoppo. Altre che boom boom. Ah, allora aspetta. Allora, vedere se di qua mi fa andare. Oh sì. Ai. Parla di ecolocazione. Sembra c'entrino i pipistrelli. Ah, mi sa che hanno visto il tipo tero lì e hanno riprovato a riprodurlo, diciamo, a rifare il disegno. Ok. E qua quindi non c'è nient'altro da fare. Esamina non c'è. Qua. Trovo della benzina, arrivi il coso. Però affambego. Pensa a te. Eric, dammi una mano con le taniche.
Finalmente un po' di fortuna. Come va la gamba? Gamba? Ah, intendi la protesi? Ho perso la gamba in autostrada. Io mi sento ancora in colpa. Sono stato duro con te. Lo so, Rage. Non è stata colpa tua. Forza, al lavoro. Illumina il serbatoio. Ah, così. Perde. La valvola perde. Il tubo è fissato male. Si può riparare? Fissiamo il tubo o niente generatore. Ci sarà qualcosa di utile. Il nastro, vedi? Che ho già trovato. Ci sei? Ci sono. Quello che hai detto alla base. Ti sbagliavi. Ne dubito. Che non è cambiato nulla. Ma io sì. Durante la nostra lontananza non ho smesso di pensarti. Non l'hai fatto anche tu? Neanche un po'? Dicevo sul serio. Sul serio. È finita nel momento stesso dell'incidente. Non è cambiato nulla. Non è così che mi sento. Ma è così che mi sento io. Reggimi il tubo. Fatto. Aiutami col pannello. Guarda come sono. Bruciate. Sembra una vita che non facciamo qualcosa insieme. Al tempo stesso sembra ieri. Perché abbiamo rinunciato? Ho tentato, ma non hai fatto nulla per trattenermi. Dovevamo stare uniti. Nessuno dei due si aspettava una lontananza così prolungata. Nell'ultimo anno Kellos mi ha completamente assorbito e... ho ignorato il resto. Mi sembrava una scusa. Sembra una scusa più che una missione di colpa. Non è così, è la verità. Cazzate. Non sapevi se Kellos avrebbe funzionato. Rage. Dimmi a cosa pensi. Mi sei mancata, Rage. Non sai quanto. All'epoca, non so, era tutto così confuso. Ora sembra più semplice. È il passato, dai. È il passato, Eric. Dobbiamo lasciarlo alle spalle e guardare al futuro. Altrimenti continueremo a girare a vuoto. Voglio guardare al futuro. Oh. Almeno se questi sono entrati, noi potremo uscire. Diamo un'occhiata.
Cioè, è più di uno. Passiamo in mezzo. Meglio l'altra strada. A giro. Di qua. Perché allora ho pensato, ho detto, se metti caso che ci incastriamo. No! Ho sbagliatissimo. Spara, spara! Perché cazzo non ci attacca? Vai, vai! Ho sbagliatissimo. Ma questo qua il personaggio mi piace. No, 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 no. Odio questo posto. Mi sta cominciando a piacere questo qua. Non mi può schiattare così questo. Però quest'altro anche qua con me voglio riuscire a farlo tornare con della tipa. È tutto uno casino. È tutto uno casino. È sanzionato da Rachel. Andiamo. E dove? Ah, esamina il registratore. Qualche luccica? Ah, ok. La lettera Onshi. Eric, dai un'occhiata. Credi funzioni? Scopriamolo, ti va? Il nastro è aggrovigliato. Nessun problema, faccio io. Da quando non porti più l'anello? Tu quando hai smesso di portarlo? Mai smesso. Mai. È vicino al cuore. Vabbè. Sei un bravo ragazzo. Forse troppo per me. So ancora che significa questo anello. Ti rivoglio, Rachel. Fattene una ragione. C'è un'altra persona. Lo sapevo. Le ossa di questo tempio sono insanguinate. Abbiamo messo piede su una riva sconosciuta e risvegliato un male antico. Una blasfemia che si manifesta in forme e nature indescrivibili. Per millenni abbiamo vissuto come bambini, ignari degli orrori che riposavano nel sottosuolo. Ora abbiamo spalancato di colpo le porte della follia. Provo di non farcela, ma non posso esimermi. Sigillerò questo luogo per sempre, per tutta l'umanità. Mary, non mi dispiace. Ecco loro perché hanno fatto crollare tutto. E là? Merda.
Quest'altro. Coprimi. Che diavolo succede? Non lo so, amico. Non è così che dovevano andare le cose. Mi ricevete qui, King? Contatto, contatto! Siamo sotto attacco, ma non mi sente basso! Rachel! King, qui Mailman 2-1 reale. Ripeti, passo. King, qui Mailman 2-1 reale. Mi ricevi, passo! Cazzo! Che casino esci? C'è qualcosa di semplice qui. Stai scherzando, è lì da un secolo. Non c'è scelta. Lo vedi? Sì, arriva. Vai. Aggrappati a qualcosa! Non vedo niente! È troppo buio! Andiamo! Cazzo! Cazzo, Rachel, sta ferma! Mi dispiace, Rachel! Mi dispiace! No, non voglio tagliare, no. Ehi, qui! Aiuto! Ma va a farti a benedire. In quale incubo sono sprofondate queste povere anime? La povera Rachel si è persa nelle tenebre. Che dire di Jason e Nick? Fratelli d'arme, ma sono davvero uniti come sembra? O si volteranno le spalle una volta di fronte al pericolo?
Non dimentichiamo che hanno già consegnato alle tenebre il caporale Merwin e la notte è ancora giovane. Il che ci porta a Salim. Sembra un tipo equilibrato, quasi riluttante alla guerra, forse. Un destino infausto attende i sopravvissuti, bloccati sottoterra, inghiottiti dal vuoto. Una dopo l'altra, le loro luci si spegneranno, sempre che tu non trovi il modo di salvarli. Non sta a me preoccuparmi degli affari altrui, ma la curiosità tiene alto l'interesse. Potrei permettermi un consiglio? Naturalmente mi aspetto che resti un segreto tra noi. Una scelta prudente, tutto considerato. Tempo fa incontrai un poeta cieco che seppe colpirmi con queste sagge parole. Lunga e impervia è la strada che dall'inferno si snoda verso la luce. Ed è tutto per ora. Devo andare così, fratelli. Un nemico ci ha attaccati. Ha aperto il fuoco. E Rage è caduta. A posto. Ho tentato finché ho potuto. Rachel! Dobbiamo andare. Il colonnello qui è pericoloso. Dobbiamo ripiegare. Ora. Laggiù. Andiamo. Incredibile. Cioè, di qua c'è il tipo, di là c'è la creatura. Potrebbe essere qui. Colonnello, giuro che gli iracheni sono l'ultimo dei nostri problemi. Non ci seguono. Qui Mailman 2-1 reale a tutte le stazioni, mi ricevete? Passo. Joey, rapporto, passo. Joey è morto. Che cazzo stai dicendo? Gli iracheni l'hanno colpito. Mi è morto tra le braccia. Oh no, non Joy. Come diavolo usciamo da qui? E siamo tornati al punto di partenza. Dobbiamo isolare questa zona. Stabilire un cazzo di perimetro sicuro che ci dia libertà di manovra. Tenente, perché gli iracheni sarebbero l'ultimo dei nostri problemi? Lei crede in Dio? Assolutamente no. Inizia a farlo. Qui siamo braccati da... non so cosa. Tanto non mi crederebbe comunque, cazzo. Non ci credo io stesso. Mostri. Mostri? Ma dai, non farti suggestione. Signore, con tutto il rispetto. Tenente, siamo intrappolati qui con un soldato iracheno, o forse più. Qualunque cosa hai visto, non esiste. Sì. Nick! Torna tra noi e finiscila con le cazzate. Ma dove siamo? Di sicuro non è un silo. La missione è un fiasco. Si può correggere. Il satellite. Ma testo satellite. Miglioro l'algoritmo. È una tecnologia acerba. Fanculo il satellite! Sono morti uomini. Clarissa è morta, sua moglie. È morta, Eric. Ci ha cacciato in una missione suicida. Ehi, qui comando ancora io.
Rispetta la gerarchia, tenente. Ce ne andremo da qui. Andiamo avanti. Lei controlli l'entrata. Noi andiamo. Questo sarebbe il deposito di armi di Saddam, eh? Cristo, si salvi chi può, siamo tutti morti. Tanti saluti al sistema termico satellitare di Eric. Eric dovrà rispondere a parecchie domande. Non vorrei essere al suo posto. No, qua nada. C'è un generatore. Diamo un'occhiata. Mi serve una mano. Ci sono. A qualcuno doveva stare antipatico. Sabotaggio. Probabile. Coprimi. Smettila di cazzeggiare, muoviti. Secondo te sto cazzeggiando? Ben fatto. E luce fu. Stai allerta. Dropkick qui, Mailman 2-1 reale. Procediamo dentro. Passo. Ricevuto. Prudenza, ok. Dropkick chiudo. Cavi divisi. Vediamo dove portano.